10 anni fa il convegno di ANCSA a Ravenna, al di là del muro, un convegno che vedeva sì la sponsorizzazione della USL, ma ancora molte contrapposizioni. 10 anni di distanza da quel convegno, nella stessa città, non ci troviamo ad avere un convegno come questo in collaborazione. Sono stati 10 anni di grande impegno su tutto il territorio nazionale, ma come dice il dottor Nardocci, in particolare in Emilia Romagna, grazie alle persone che sono state citate e, lasciatemelo dire, anche grazie al grande lavoro instancabile che abbiamo fatto. Sono cambiati i tempi, però il passato a volte ritorna, e ritorna sotto mentite spoglie, ritorna occultandosi in maniera a volte affabulatrice, ma ritorna. Nel 2011 l'Istituto Superiore di Sanità ha emanato delle linee guida sul trattamento dell'autismo, che ha scatenato polemiche, rivendicazioni di una certa parte del mondo della psicanalisi. Quindi le esperienze del passato rischiano di tornare, e io insisto un attimo su questo punto, perché credo che i genitori più giovani abbiano non solo il diritto per tutelare il loro avvenire e l'avvenire dei loro figli, ma il dovere nei confronti di chi, come noi, ha lottato tanto contro queste false ipotesi del passato. Sul sito di ANCSA Emilia Romagna che vi ho menzionato, Autismo 33, alla voce testimonianze potrete leggere la lettera di una madre, e insieme a tante altre testimonianze su questo tema ve ne leggerei velocemente uno stralcio perché mi interessa particolarmente per i genitori giovani. Nessuno potrà mai risarcire gli adulti autistici, intendo coloro che adesso sono adulti, di ciò che è stato loro sottratto, perché l'ipotesi psicogenetica è stata sostitutiva e non parallela degli approcci che oggi vediamo con l'esperienza essere più vantaggiosi per la loro abilitazione. Né avrebbe potuto essere diversamente, considerati i presupposti da cui si sono sviluppate certe teorie. Nessun dolore, neppure quello della colpevolizzazione inflitta a noi madri, può essere più profondo di questa consapevolezza, cioè della consapevolezza che ai nostri figli più grandi è stata sottratta la possibilità di migliorare il loro futuro. Il dottor Nardocci ha fatto menzione al carico familiare, quindi sarò velocissima, è una cosa riconosciuta, imbarazzante dirlo, ma vinciamo qualsiasi primato nei confronti anche di altre disabilità presenti in famiglia, perché il nostro carico è particolarissimo. Il dottor Nardocci ha parlato di numeri, non voglio polemizzare con lui, però vi do uno spot di qualcosa che sicuramente sarà trattato nella sessione che riguarda la scuola domani. L'ufficio scolastico regionale lo scorso anno scolastico ha rilevato diagnosi nell'asse F84, cioè lo spettro autistico, 1160 alunni. Ecco, io credo che è vero che è stato fatto un grosso lavoro anche nei servizi sanitari e le capacità diagnostiche sono molto migliorate, ma credo che andremo incontro ad un ulteriore affinamento di queste capacità diagnostiche con un aumento dei numeri. E poi c'è la popolazione adulta, il grosso tema della popolazione adulta che non è stata ancora valutata nei numeri. Quindi noi chiediamo e chiederemo anche in forme più ufficiali insistentemente che vengano valutati questi numeri andandoli a cercare nei diurni, nei semiresidenziali e perché no in quella grossa, grossissima, ancora troppo grossa fetta di numeri che rimane, permane in famiglia sul carico dei genitori anziani. Eppure siamo in una regione all'avanguardia. In Emilia Romagna noi abbiamo avuto il progetto regionale integrato autismo, come ha ricordato il dottor Nardocci, grazie alle presenze illuminate di alcune persone, rimetto una medaglia anche a noi di ANCSA perché siamo stati veramente la spina nel fianco dell'assessorato su questa cosa. Ecco, quindi siamo molto felici che questo sia avvenuto, ringraziamo quegli operatori che con poche risorse e lavorando molte ore più del loro dovuto stanno cercando di sostenere ciò che, come dice il dottor Nardocci, economicamente ancora è poco sostenuto,
Però rileviamo in tutta l'Emilia Romagna, e ve lo posso dire nel mio ruolo di Presidente di Emilia Romagna, disomogeneità estrema nei vari territori di applicazione del PRIA. Questa è una cosa che va valutata, sanata e di cui vanno capite, comprese le motivazioni. In più, se è vero che la scuola agisce, e dopo lo vedremo, ed è una delle agenzie più importanti, comunque l'intervento, proprio per un problema di risorse e di organico, si sta concentrando fino ai 6 anni. Noi abbiamo una fascia scoperta che è ancora troppo a carico delle famiglie. Quali sono gli ostacoli ad applicare un progetto regionale che noi dalla parte delle famiglie vediamo? Vediamo una grossa difficoltà a modificare percorsi organizzativi che si danno per assoluti, non li si mette in discussione. Vediamo rigidità burocratiche, ma questo è il sistema Italia, che per esempio ostacolano l'assunzione di operatori già formati perché abbiamo le graduatorie da sfruttare e altre cose che sapete benissimo. Ma il nodo che duole maggiormente è la resistenza di una residua parte di operatori a rivedere il proprio curriculum, il proprio approccio culturale e scientifico. Sono pochi, ma permangono. Ci auguriamo quindi che con una formazione sempre permanente, estremamente calendarizzata, condivisa. Questa è una novità per questo territorio, non esisteva prima. Parlare di autismo, portare qui questo tipo di organizzazione, questo tipo di approcci, ha diffuso la cultura della condivisione e della formazione con tutte le agenzie che si occupano della persona autistica, compresa la famiglia. Quindi stiamo avviando pian piano un lavoro di rete e di condivisione. Permettetemi la provocazione, in autismo il mansionario non funziona, qui ci vuole tanta voglia di mettersi in gioco. E poi c'è il problema risorsa, parent training, cioè la formazione di tutta la famiglia è stata comprovata come utile in diversi studi che non vi sto a citare. E il tema dei fratelli, il fratello del ragazzo autistico come il fratello del ragazzo con disabilità intellettiva in genere, va seguito perché è un problema nel problema, perché soprattutto in autismo oggi non è un giorno qualunque, di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. Seminiamo, creiamo una piattaforma sulla quale lavorare per il futuro. La scuola non si può non menzionare, anche se non è un tema specifico mio, domani verrà sviluppato. Ma nella scuola la famiglia deve cercare alleanze con gli educatori, ma insieme pretendere il lavoro vero. Una presa in carico a scuola pretestuosa vanifica quello che è un momento privilegiato di impiego di risorse pubbliche notevolissime in questo paese. Quindi la scuola deve essere un momento privilegiato perché presenta la risorsa dei compagni, perché a scuola si può applicare il lavoro di piccolo gruppo, perché si possono stimolare quei training di abilità sociali che o si fanno a scuola o non si faranno mai più, perché la solitudine dei nostri ragazzi dall'adolescenza in avanti è qualcosa di tangibile e di noto a tutti. Quindi sulla scuola pretendere il lavoro vero, ma allearsi. L'educazione per il futuro, a scuola, a casa, ovunque. Il bambino, il ragazzo, bambina, ragazza, ovviamente, le sue capacità e i suoi limiti, saperli accettare questi limiti, ricercare quelle competenze didattiche che sia in grado di fare senza forzature quel tanto che consenta di condividere coi compagni, ma non avere mai, non perdere mai di vista quello che è l'obiettivo finale, un lavoro sulle autonomie, perché saranno utili per la vita, per il futuro. Quindi una scuola non solo con delle competenze che non potremo applicare. Qual è il ruolo degli educatori? Tutti, scuola, sostegno sociale, bambini piccoli, adolescenti, adulti, farsi carico di pensare ed agire per due, cercare i punti di forza, stimolare la nascita di aspirazioni e desideri, ovvero arricchire il contesto di esperienze, perché un bagaglio esperienziale ricco aiuta a migliorare la persona. Quindi
Questo significa non percorrere le solite strade, percorsi abilitativi non standardizzati. Anche la famiglia ha non solo diritti, ma anche doveri. Deve saper valutare senza condizionamenti affettivi il proprio figlio, il suo contesto di vita, accettare i limiti. Può avere delle capacità musicali, può suonare uno strumento, ci sarà qualche eccezione, ma non tutti diventeranno concertisti, però potrà fare in modo che questa sua abilità gli crei delle situazioni sociali. Il futuro va progettato con creatività, spogliandosi del dolore e del pessimismo, perché anche qui occorrono strade nuove, però va pianificato con grande razionalità, pensando a cosa si può veramente fare, ma tenendo fermo quello che io considero un paradigma. La disabilità intellettiva non è mai statica, si può sempre migliorare a qualsiasi età. Ora siamo usciti dalla scuola, abbiamo parlato del passaggio all'età adulta, ormai lo stiamo dicendo, o caduta nel vuoto, io l'ho intitolato, perché effettivamente l'assenza dell'autismo nelle categorie nosologiche ha creato per anni il pregresso che ormai credo tutti conosciate. Cosa è avvenuto a causa di questo? Un occultamento delle diagnosi ha comportato l'inserimento in servizi specifici che spesso cronicizzano o cronicizzano, vorrei sperare, la disabilità con l'assistenzialismo. Allora stiamo rendendo vano il lavoro svolto nell'infanzia? Troverete, nel CD, un saggio che vi inviterei a guardare con attenzione del professor Varale sul tema dell'età adulta. Eppure il diritto alla cura c'è, come per qualsiasi altra persona. Voglio vedere se un diabetico a 18 anni perde il diritto alla cura. Quindi sta diffondendosi questa cultura dell'accoglienza. È vero, come diceva la dottoressa Carrozza, che occorre ancora attrezzarsi, e quindi qualche esperienza sperimentale però sta nascendo, e Ravenna è una di queste. In psichiatria noi riteniamo che bisognerebbe acquisire dalle unità operative di neuropsichiatria le buone prassi per l'autismo anche in età adulta, però mi pare che il discorso della dottoressa Carrozza vada proprio in questo senso, non solo farmaci. Come sarà la vita adulta? Non ci troveremo generazioni più competenti? I bambini di oggi fra 10 anni saranno giovani adulti molto più trattati meglio soprattutto. Quindi ci sarà sempre uno zoccolo duro, una percentuale di gravità, ma più competenti. Allora i servizi si saranno adeguati per accogliere queste persone? Noi vediamo ad oggi che i servizi sono più tarati sul basso funzionamento e non vi è offerta per le persone a funzionamento medio-alto. È solo una questione di denaro pubblico, forse anche una questione culturale. Quindi vogliamo servizi che si adeguino al funzionamento e al contesto di vita delle persone, e non persone che si adeguino al target dei servizi. Perché anche in Emilia Romagna abbiamo delle esperienze. Qui manca Ravenna, perché non volevo essere autoreferenziale, e siccome si trattava in un caso di mio figlio non ho voluto fare la madre dei gracchi, ma insomma qualcuno un lavoro vero per qualche ora magari però lo fa. In Emilia Romagna abbiamo addirittura in cucina all'ospedale maggiore un ragazzo che è stato assunto, quindi questa è la rivoluzione. Quindi basta con l'infantilizzazione delle attività nelle sedi in cui si deve fare abilitazione. Le collanine di carta non le vogliamo più, ok? Siamo arrivati quasi all'ultimo. Sono residenziali per l'età adulta? Esiste un'unica soluzione per la vita? L'indagine Censis, di cui sentirete parlare, fra l'altro, riporta che il 45,6% delle famiglie con un adulto autistico pensa a soluzioni protette o semiprotette di piccolo gruppo. Dunque, nuove idee che io rimbalzo alle componenti politiche e territoriali, perché senza questo sostegno sociale e politico noi queste nuove idee di residenzialità di piccolo gruppo non riusciremo a farle. Ma è un sasso che lancio, una riflessione sulla quale mi sembra giusto che anche la politica si interroghi.